Giunti a questo punto della nostra chiacchiera, è il caso di rientrare nei ranghi, di diventare un attimino seri e affrontare una serie di annunci anche grossi per certi versi, annunci che vi voglio fare in questo momento. Dopo le vicissitudini, no? Quelle sia personali che professionali del 2020 e 2021 e che ruotavano, insomma, proprio intorno alla mia figura pubblica, se così la possiamo chiamare. Mi ero allontanato dal parlare sui social di quella che era la mia vita sia personale che lavorativa, quindi di cosa faccio proprio concretamente nella mia quotidianità. A parte quindi il contenuto vero e proprio dei video, cioè quello che dico in merito all'X opera di cui sto parlando in quel contenuto specifico, di cosa faccio nella mia vita e di come lo faccio, ho proprio smesso di parlarne. È un tipo di narrazione che è da anni che non porto sui social. Badate bene, non è che voglio entrare adesso nel merito dei problemi che ho avuto nel corso di questi 2 anni, diciamo, anche perché io penso siano già abbastanza noti e sarebbe forse anche ridondante, però è chiaro che nel momento in cui la mia vita, diciamo lavorativa e personale, si iniziano a incrociare con quella più social, con, definiamoli così, gruppi di hater che attaccano anche istituzioni e persone a me vicine, solo per il gusto di darmi fastidio, ecco, diciamo che è anche un po' normale a quel punto chiudersi, no, a guscio di tartaruga. Vuoi per paura ad affrontare nuove situazioni simili, vuoi perché magari cerchi in qualche modo di proteggere le persone a te vicine, persone a cui tieni, no, in un modo o nell'altro. Però mi manca proprio parlarvi, no? Mi manca aggiornarvi sulle cose che sto facendo, sia le questioni belle e che quindi mi hanno anche riempito, no, di soddisfazione, di orgoglio, di gratificazione, sia quelle che, oh, non hanno funzionato, sono miseralmente, no, e inevitabilmente fallite. Ci sta, cioè, nel senso, nel bene e nel male, no? Nel corso di tutto il 2023, e diciamo anche per buona parte anche questi primi mesi del 2024, sono stato coinvolto in un'infinità di lavori, un'infinità di progetti, un'infinità di iniziative. Non solo belle e coinvolgenti, ma anche proprio arricchenti a livello mio personale. Tutte esperienze che poi appunto vanno a concretizzarsi e a quasi unirsi, no, in un percorso che sarà quello dell'annuncio a fine del discorso. Però ecco, vi vedo in chat, vi chiedo di portare pazienza, voglio darvi una cronistoria personale per capire meglio il percorso che mi ha portato poi anche solo banalmente a fare un annuncio pubblico, per così dire, in questi termini. Parlo qui con voi su Bing al momento e poi con il caricamento che farò su YouTube, insomma, sarà, diciamo, di nuovo, passatemi il termine, di dominio pubblico. Però ci tengo a parlarne liberamente, anche per me stesso. Poi vediamo perché. Però mi serve, ci serve anche a me, appunto. Premetto da subito che non è per niente facile per me esprimere quello che vi voglio raccontare oggi, perché buona parte del 2023 è stata in realtà proprio manifesto di molti miei errori di calcolo, di molti sbagli, di molti tentativi, di nuovi inizi. E non è semplice mettersi a nudo e dire: ehi, ho fatto cose bellissime, ma le ho anche gestite veramente, veramente male. Non è facile dire che ho sbagliato tanto e non è facile quindi raccontarvi tutti questi errori. Errori che comunque però mi hanno arricchito, mi sono veramente serviti. Ho veramente imparato un sacco con tutti questi errori. Chi mi segue sui social da ormai quasi 10 anni, un'infinità di tempo, ricorda sicuramente come una volta gestivo gli annunci e le collaborazioni in maniera molto diversa rispetto ad oggi. C'erano conti a rovescia di 7 giorni con indizi calendarizzati giorno per giorno fino ad arrivare al giorno zero con il grande annuncio, video annunci clickbait, pomposi, opulenti, super editati, con musica dub sparata altissima. Una cosa che non mi rappresenta più, no? Cioè, guardatemi oggi invece, no? Dopo le esperienze di questi anni. Spettinato, ciuffo basso, felpa da casa. Ma c'ho due occhiai che fanno spavento, urlano al restauro facciale da quanto sono stanco. Un panico completo da vedere. Però sono io, sono genuino. E sono felice di essere quello che sono e che stia andando come sta andando. Non voglio sovraccaricare questo racconto, non voglio sovrastrutturarlo con inutili orpelli. Io sono questo, una persona che sta lavorando 18 ore al giorno a cose pazzesche, sbagliando un sacco nel mentre e imparando un sacco di cose, stanco morto, distrutto, ma felice. Senza filtri, no, ve lo voglio proprio raccontare come se fossimo
due amici che si incontrano al bar dopo mesi che non si vedono e devono aggiornarsi sulle ultime novità. Vorrei che fosse questo, questa chiacchiera. Nel 2021, no? Con la fine della crisi ospedaliera data dal Covid, ho maturato proprio la volontà, diciamo, di allontanarmi completamente dall'ambiente ospedaliero. E quindi anche, perché no, da una carriera statale in ambito sanitario, con tutto ciò che comporta, no? Le cose viste durante la pandemia, le cose che ho fatto, che ho visto fare, lo stress, la pressione, i limiti, gli sbagli della comunicazione mia, ma tanto quanto magari quella istituzionale, quella medica, che comunque è per me direttamente responsabile, per esempio, anche della nascita di Novax, che sono più vittime che carnefici. Insomma, un turbinio di pensieri, un turbinio di momenti pesanti. Una situazione non facile da elaborare prima e da digerire poi. Ho proprio vissuto una crisi personale prima nei miei confronti e poi anche nei confronti della direzione. Ok? Ho proprio sviluppato un totale rifiuto di quell'ambiente lavorativo. Difficile parlarne, però va detto. Settore lavorativo che, badate bene, non è che non mi piace ancora. Non è che ho cambiato i gusti, è l'ambiente lavorativo il problema che ho sviluppato. Avevo perso, considerate, 25 kg. Soffrivo di attacchi di panico prima dell'inizio dei turni. Avevo ansia, avevo conate di vomito anche solo al pensiero di dover rientrare in reparto. Una roba che non lo so quanto si riescano poi a comprendere, a elaborare e a empatizzare. Quindi io ve lo racconto poi nei limiti di quello che si riesce. Provate a immaginarvi la situazione, non è facile neanche da esprimere. Ho capito però che insomma non volevo e che anzi non poteva proprio più essere quella la mia strada lavorativa. Non volevo proprio che fosse più quello il mio futuro, sempre lavorativamente parlando. Poi, diciamoci la verità, una situazione economicamente stabile in tempi assolutamente non stabili, un lusso per molte persone, però per me era ormai una situazione definibile malattia. Figuratevi ora essere in questo contesto, vivere attacchi personali anche sul lato social, perché sono le normali, no? Conseguenze dello stare sul web. Un disagio totale dal mio punto di vista, un periodo per niente facile. Durante tutto il periodo successivo ho quindi proprio tagliato i ponti, sia con l'unione della mia figura pubblica e quella personale, che con quella che era effettivamente la carriera ospedaliera. Mi sono ritrovato quasi a 29 anni, a non sapere cosa fare della mia vita a quel punto. E vi lascio immaginare, no, il coccolone che ha vissuto mia madre quando le ho dato la notizia. Vi lascio immaginare. Qui però è entrata in gioco un'amica, perché vi dico, da solo non so se ne sei riuscito a decidermi, banalmente no, darmi un punto fermo, ecco, cioè mi è servito uno stimolo esterno, perché mi ha fatto riflettere su una singola frase che affermavo continuamente e che in realtà vi ho anche detto prima. Io avevo visto e avevo vissuto dall'interno i limiti di quelli che sono gli approcci alla comunicazione istituzionale. Quindi, perché non mettere quell'esperienza al servizio delle mie passioni? Perché non rendere quello il mio sbocco lavorativo? E così ho fatto. Sono tornato sui banchi, in un ambito completamente diverso rispetto a quello che, no, ho sempre studiato. Mi sono poi buttato parallelamente in altri progetti, in altre esperienze, master, corsi terzi. E arriviamo poi a metà del 2023, con una nuova prospettiva lavorativa maturata e una nuova voglia anche di mettersi in gioco, grazie, no, a questo, chiamiamolo, nuovo bagaglio culturale sviluppato in questi anni. Tutte cose che effettivamente io non vi ho mai raccontato nel corso di questi anni sul web, no, per i motivi detti. Certo, qualche piccolo accenno, qualche informazioncina qua e là magari sfuggiva attraverso Instagram, qualche presenza magari in qualche evento pubblico. No, poteva essere sfuggita o saltata fuori. Magari qualcuno di voi, per esempio, mi ha beccato proprio, questo è successo davvero, in alcuni eventi per le scuole che coinvolgevano i ragazzini e nella classe di questi ragazzini c'era il figlio di una persona che mi segue su YouTube. Quindi, insomma, magari info così sfuggivano, però mancava, no, un contenuto di spiegazione della cosa. Cioè, concretamente, si era tutti rimasti che facevo un'altra roba nella vita. E non ho mai voluto parlare sul web, sempre proprio per questa mia paura, no, di tornare magari ad aprirmi
e di scottarmi di nuovo nel parlare di me pubblicamente. Non è facile dopo una bruciatura come quella che ho preso quella volta. Una frase che viene sempre detta dagli addetti ai lavori in ambito fumettistico è che non si può vivere di fumetto in Italia, che non c'è una equità meritocratica, che il mondo del fumetto fa fare la fame a chiunque voglia mettersi a lavorarci. Insomma, si dice che in Italia non c'è interesse nel fumetto, al punto tale da convertirlo, diciamo, in un business, anche se non è proprio una parola che mi piaccia troppo, perché poi lo si vive e lo si percepisce in maniera diversa, però in un'attività che ti fa pagare le bollette, che ti fa mettere il pane in tavolo, ok? Viene detto, per esempio, che non esiste una critica fumettistica come invece c'è all'estero, che non ci sono possibilità proprio di interessi nell'argomento da parte dei cosiddetti salotti dell'alta cultura. Dovete considerare che nel corso degli anni un sacco di amici miei, lettori appassionati di fumetto, mi continuano a dire che non si può fare divulgazione sul fumetto in Italia, che si può fare al massimo, no, l'opinionismo goliardico, che bisogna seguire trend, che non esiste proprio un pubblico interessato a certi tipi di contenuto, a certi tipi di divulgazione e di approfondimento. Io onestamente non ci ho mai voluto credere, cioè esattamente come per la mia esperienza, no, personale medica, io credo che da sempre il problema sia semplicemente il modo di porsi, anche da parte delle istituzioni, da parte degli appassionati, ma anche da parte dei content creator nei confronti di un tema, nei confronti di un argomento. Magari a torto, è ancora da capire se si può o meno creare un mercato fumettistico solido in Italia. E su quello poi, in caso, ne riparleremo a fine discorso con l'annuncio promesso di oggi. Però intanto, appunto, fermiamoci un attimo. Parliamo proprio dei progetti in cui ho concretamente lavorato nel corso del 2023 e di questo inizio 2024, con sviluppi e anche errori da parte mia. Allora, come mi ero ripromesso, compiuti 30 anni tondi tondi, io volevo aver ultimato gli studi minimi, diciamo, per sentirmi artisticamente maturo. Quindi a quel punto ho iniziato a proporre poi sceneggiatura a varie realtà. Non editori del circuito librario, sia chiaro, ma giornali, enti e istituzioni. Il mio pensiero fisso era più o meno sempre lo stesso, nel senso che io di facciata ero sempre comunque considerato un influencer di fumetto, cioè il curriculum completo, no? Indipendentemente quindi dagli studi, dall'esperienza, dei progetti seguiti, non conta niente in determinati ambienti. Quindi, anche magari ingiustamente, per paura di un mio pregiudizio o comunque un pregiudizio da parte degli altri, ero e sono pavido, io continuerò a dire questa cosa, non me ne vergogno. Venir pubblicato da un editore, anche grosso, però venir poi additato come ah, quello che ha pubblicato un fumetto in Italia solo perché è un influencer con numeri e solite frasi di circostanza, non mi andava molto a genio e ancora non mi va a genio in realtà. Io volevo fare la vera e propria gavetta, volevo proprio emergere per le capacità e non tramite magari, definiamo le scorciatoie di numeri sul web, che sia chiaro, non condanno, anzi, non sarei proprio sul web a parlare di fumetti a monte, è puramente una questione personale, non è un giudizio di merito, è un mio pregiudizio, ripeto, come ho detto prima, è un mio pregiudizio. Però appunto, dopo la batosta morale della carriera precedente, no, io volevo dimostrare anche a me stesso di potercela fare, volevo poter andare dagli amici che fino a quel momento screditavano l'idea, no, di poter fare determinate cose e rinfacciarle proprio in faccia, cioè andare da loro e urlare si può fare, senza vantaggi appunto, partendo dal basso. In tal senso alcuni concorsi e alcuni bandi come sceneggiatore sono andati anche molto bene, con menzioni e con esposizioni in mostre museali di tavole da me sceneggiate. Altri chiaramente sono andati ma malissimo, ma tanto male, naturalmente, però il gioco ci sta. Ho fatto esperienza anche nel capire il gusto dei lettori, capire il gusto anche delle giurie, cosa gli esperti, per esempio, cercano, come lavorano le testate giornalistiche che pubblicano graphic journalism. Guardate, vi faccio un esempio, non vi faccio nomi perché non posso farli perché sono passabili di querela, però vi dico l'aneddoto. Mi è capitato non poche volte in realtà con diverse testate, che non nominerò appunto come detto, che in fase di editing mi venisse detto
dal responsabile di turno del progetto che il fumetto che stavo sceneggiando era troppo politico. La cosa che a me fa morire da ridere, al netto del fatto che chiaramente per ovvio motivo ognuno ha, no, un'idea politica che esprime consciamente o inconsciamente, ma la cosa che mi faceva morire da ridere è che a volte ero uno sceneggiatore palesemente di destra, a volte ero uno sceneggiatore palesemente di sinistra, e questo è un problema per i giornali, perché se il giornale è schierato ma vede nel tuo contenuto una cosa che è lontana dal suo schieramento politico, la pubblicazione diventa sempre complicata. Però ripeto, al netto dell'assurdità della questione, sono tutte esperienze molto utili, no? Poi, proprio come esperienza lavorativa, intendo, no? Poi io continuo a dire, bello come dal mio punto di vista non ci fosse un desiderio di espressione politica, erano solo storie, però. Ripeto, esperienza a cui, no, arricchirsi e far tesoro. Una cosa a cui devi pensare quando fai certi progetti, una cosa a cui ho imparato, no, una cosa che ho imparato a valutare facendo questi tipi di progetti è che, per esempio, quando ho studiato sceneggiatura, non mi avevano minimamente detto, per ovvi motivi, perché è l'applicazione di un concetto, è, no, la concretezza del lavoro, non è la teoria della scrittura, è proprio il lavorare. Esperienze. Fatto sta che ho fatto divulgazione storica, ho fatto divulgazione medica, ho fatto divulgazione sull'ambiente, una roba che, guardate, io nel 2013, quando ho iniziato a parlare di fumetti sul web, non credevo minimamente avrei fatto, ma non credevo neanche che si potesse fare in realtà all'epoca. Faccio insomma esperienze positive e negative, però da tutte traggo tesori e traggo idee. A luglio comunque arriva il primo grande progetto perché vinco un concorso per un grande giornale a questo giro. Comincio a seguire un progetto in collaborazione con l'Espresso che chiamo io personalmente l'ABC del fumetto. Di base era un podcast dove, sfruttando una precisa lente di ingrandimento, prendevano un'arte e l'utilizzavo come se fosse una sorta di capsula del tempo per raccontare i mutamenti della società. Quindi ho parlato di sociopolitica, ho parlato di geopolitica, di discriminazioni razziali, di economia, di disuguaglianze sociali, ma anche di attualità in realtà, perché poi cercavo sempre di puntare con un occhio, con un wink wink, all'attualità del mondo fumettistico. Parliamoci in piena onestà, giunti a questo punto del discorso. Io mai nella vita credevo sarebbe partito questo progetto, perché l'avevo proposto il concorso con la sicurezza che venisse rifiutato, con la sicurezza che fosse proprio fuori dall'interesse della testata. Noi fan del fumetto, magari quelli un po' più vecchiotti, no? Sappiamo bene quanta poca attenzione i giornali tradizionali pongano nei confronti di questa forma d'arte. Oltre che, vabbè, all'arte proprio in generale, a meno che tu sia una testata specializzata in arte, però è difficile parlare di fumetto in certi ambienti. Molto difficile. Ma l'idea alla fine è piaciuta, mi hanno preso per seguirla. Progetto che è partito con l'idea iniziale di fare 30 episodi totali, ma che è esploso come non potevamo immaginare né il sottoscritto né il curatore dell'allora sezione podcast dell'Espresso. Considerate che questo progetto in collaborazione con l'Espresso ha attivato oltre 150, dico 150 per andare a ribasso, perché a una certa ho smesso di contarle, però una marea di figure di spicco italiane e anche estere, che sono proprio entrate con me in contatto perché o intercettate dall'editore o intercettate da altre, no, persone tramite passaparola che hanno scoperto il podcast e volevano partecipare dandomi materiali, facendomi fare determinate interviste a determinati autori e determinati editori. La roba è sfuggita di mano completamente. Considerate che ho passato le settimane a parlare con ricercatori universitari, direttori artistici di musei, politici, storici di fumetto, editori. Ho intervistato autori ed editori francesi, inglesi, tedeschi, spagnoli, giapponesi e americani, sia del nord che del sud. Una cosa veramente fuori di testa a livello di emozione, ma anche a livello di arricchimento personale. Però anche proprio fuori di testa dal punto di vista del lavoro. Ah, partiamo dal presupposto che a me è sempre piaciuto viaggiare, ok? E ho avuto anche la fortuna con i miei genitori di fare molti viaggi in fusi orari lontani e diversi dal nostro, però un conto è andarci stare là. Un conto è lavorare con fusi orari diversi. È un altro discorso dover organizzare chiamate con dei fusi orari che hanno una differenza oraria che va dalle 5 ore in meno alle 9 ore in più. Una roba che non pensavo.
Un caos. Ho fatto delle settimane con dei bio-orari totalmente assurdi e sballati. Avevo chiamate di lavoro alle 3 di notte nostre. Una follia, bellissima, però una follia. E infatti qui è arrivato il primo dei grandi errori che ho commesso. Perché io non ero mentalmente, ma neanche in realtà a livello di conoscenze e competenze, minimamente pronto a gestire un carico di lavoro di questo tipo. Una tipologia di lavoro di questo tipo. Ero stressato, in perenne ritardo sulle tabelle di marcia, scontroso, intrattabile sia nella sfera domestica con la mia compagna che in quella lavorativa con i collaboratori. Non avevo proprio l'esperienza, no? Per starci dietro e per gestire il tutto nel migliore dei modi. Ho dovuto veramente imparare in corso d'opera, tarandomi di volta in volta. Considerate che se inizialmente pensavo che con 30 episodi, ossia circa 450 minuti complessivi di podcast, io potessi raccontare a sommi capi la storia del fumetto in maniera, diciamo, pressoché completa, in realtà, con quello stesso tempo, con quegli stessi episodi, sono arrivato alla Prima Guerra Mondiale. Quindi manco è cominciata la Golden Age del fumetto. Ci siamo molto indietro. Mi sono per un attimo sentito tipo Eiichiro Oda, che continua a fare stime su quanti capitoli gli mancano prima della fine del manga One Piece. E io uguale, sono passato da 30 episodi stimati inizialmente, no, a quella che è l'attuale stima di circa 150, che a questo punto alla Eiichiro Oda maniera magari si dilungheranno, chi lo sa. Considerate comunque che pochi giorni fa questo progetto in collaborazione con l'Espresso è stato candidato all'Italian Podcast Award del 2024 in due diverse categorie. Categoria cultura, che sarebbe praticamente arte, costume, società e letteratura, e nella categoria documentario, che la descrivono come il raccontare il mondo attraverso le persone, i luoghi e gli eventi reali. Ecco, dal mio punto di vista, sinceramente, al momento non è neanche rilevante vincere o meno in una di quelle due categorie. Anzi, vi dico la verità, io personalmente spero che vinca Barbero perché lo adoro alla follia e i suoi podcast mi accompagnano negli altrimenti noiosissimi viaggi in macchina. Per me non è importante vincere. Il fatto che già non sia stato accettato e candidato nella categoria intrattenimento è di per sé un traguardo, è di per sé una vittoria fin da subito. Vedere un progetto sulla nona arte, sulla storia del fumetto, slegato dall'intrattenimento duro e puro, che è uno stigma che la divulgazione sulla nona arte si trascina da quasi 60 anni, per me è godimento puro. E lo dico veramente da idealista, non è per nulla rilevante il fatto che ci sia il mio nome associato a quel progetto. Sono contento proprio per la concretezza. Ripeto, lo dico da idealista questo. E fin qua parrebbe andare tutto bene, no? E invece col cavolo, perché il progetto è esploso anche in altri termini, negativi però, in questo caso. L'Espresso come redazione si è spaccata in due. E indovinate quale parte gestiva i podcast? Quella che si è ritirata vendendo le quote. Quindi in questo esatto momento tutta la parte media è in blocco totale e peggio ancora, chiaramente per una questione mia personale, quindi parlo da egoista totale, il materiale dei miei approfondimenti è tra i materiali contesi dalle due società. Io sono in questo momento in una sorta di limbo dove l'Espresso è il titolare dei contenuti che facevo sul fumetto, ma digitalmente ne è in possesso BFC Media. Nel mentre sono cambiati i vertici della redazione, il direttore del progetto chiaramente è cambiato, nel senso che quello che c'era prima ha proprio preso un'altra strada lavorativa, e quindi è tutto fermo. Cioè, almeno finché non si sblocca la questione in termini legali, che al momento è in mano agli avvocati e ancora in corso, io ho tutto fermo. Una volta recuperato poi il possesso dei contenuti da parte dell'Espresso attuale, la nuova redazione dovrà un po' capire che farne, no? Se stroncarlo, se proseguire. Dovrà decidere una volta ricevuto il materiale che non ha al momento in possesso. A me, per carità, il direttore ha detto che l'interesse a proseguire con i podcast c'è, però sapete, no? Tra il dire e il fare c'è di mezzo il One Piece, quindi vedremo gli sviluppi futuri. Però, in un modo o nell'altro, anche se al momento è fermo e in alto mare, questo progetto con l'Espresso non solo mi ha fatto fare un'esperienza lavorativa sì sotto stress ma estremamente educativa, ma mi ha anche proprio fatto fare la gavetta di cui vi parlavo prima, perché mi ha aperto una quantità di opportunità lavorative che io, di nuovo, in piena sincerità, non sapevo esistessero. Ho collaborato con il Ministero della Cultura per alcuni progetti divulgativi nelle scuole elementari, ho iniziato a collaborare con il Ministero dell'Istruzione per fare altrettanto e anche espandere i progetti nelle scuole medie e superiori. Musei e università mi chiamano a tenere conferenze e mi presentano sul palco di turno non come influencer ma come storico e critico di fumetto. Una roba che
Ragazzi, è follia, è follia. Società medie grosse mi hanno contattato per gestire delle sceneggiature per progetti che andranno in stampa e distribuzione nel 2026. Alcune scuole del fumetto mi hanno proposto delle docenze per corsi di promozione sui social, percorsi di sceneggiatura a fumetti, percorsi sulla storia del fumetto applicato allo storytelling. Ho curato la direzione artistica di alcuni eventi sul fumetto e sul cinema in Veneto, molti altri ne sto organizzando per la seconda metà del 2024. Altri ancora per la prima metà del 2025. Al momento, tra l'altro, concorro in civica per l'assessorato all'area cultura e istruzione alle comunali. Insomma, non mi mancano gli sbocchi legati proprio a quell'area della società che per molti è refrattaria al mondo del fumetto. Non per merito mio. Cioè, io questa cosa l'ho sempre detta più volte anche in sede proprio di conferenza e credo la continuerò a dire perché ci credo un sacco. Io non credo che dipenda da me. Secondo me, semplicemente è un ottimo momento perché i salotti dell'alta cultura, giustamente e anche per fortuna, si stanno aprendo, no, al mondo divulgativo della nona arte. E per me è proprio bello vedere questo cambiamento sociale, questo cambiamento culturale dall'interno. Presenziare riunioni dove si organizzano eventi di stampo culturale e artistico è veramente bello. Chiaro, poi ci sono comunque dei muri e anche chiaramente. Ci sono delle difficoltà, ci sono lacrime, capita, sudore non ne parliamo. Considerate che un docente universitario in ambito umanistico un paio di giorni fa mi ha detto che il fumetto è la morte dell'arte, quindi c'è ancora molto che gli appassionati di fumetto devono fare, però è cambiato tanto rispetto a quel 2013 in cui avevo cominciato, no? Quando il mio percorso web sul fumetto era praticamente iniziato per gioco e per scherzo. Ora posso dire che il mio lavoro è il fumetto, una cosa che per me ancora adesso, in questo momento, è quasi inconcepibile da dire, da, no, interiorizzare. Però è così. Sto lavorando a mille progetti, da quelli che coinvolgono i percorsi di studio del fumetto nelle università, alla realizzazione, sacrificata nel discorso di oggi, è per carità, però comunque assolutamente non banale, di quelle che sono nuove pubblicazioni a fumetti da me sceneggiate non solo per il giornalismo grafico, ma anche per l'intrattenimento e quindi circuito librario, che è una componente che va bene non essere quella principale totalizzante, però che non deve essere dimenticata, nel senso che col fumetto comunque ci si può rilassare, ci si può divertire, non deve essere, no, una muffita lezione universitaria e basta, citando un altro collega del web. A quel punto, sì, a quel punto, se fosse così, se ci fosse quell'approccio al fumetto e basta, se non ci fosse l'intrattenimento anche per i lettori banalmente, non solo per chi vuole magari studiarlo o approfondirlo, a quel punto sì, no, che avremo la morte dell'arte, la morte della nona arte. In tal senso, infatti, la mia ormai direi perenne presenza nei fine settimana al PAF, perché sono sempre là. Per chi non lo sapesse, il PAF è il Museo Internazionale di Fumetto di Pordenone. Questa mia perenne presenza lì in sede mi ha proprio fatto capire che può esserci un equilibrio tra nozioni didattiche e divertimento. E badate bene, è giusto che si creino comunque canali istituzionali per la promozione del fumetto sul territorio, è una cosa in cui credo molto, però no, non è che mi scordo l'intrattenimento e la divulgazione secondo altri canali, non mi sono scordato di essere nativo del web, non mi sono scordato di aver cominciato come ero nel 93. Il web non è solo una parte del mio percorso, non è stato un trampolino di lancio, cioè fare divulgazione sul web è proprio una cosa che mi caratterizza e che cavolo mi piace. Ogni volta che vado negli archivi di ricerca perché devo recuperare dei paper per fare qualche articolo, la prima cosa che voglio fare è prendere i contenuti e registrarci un video per proprio, no, raccontare a tutti quello che ho appena scoperto. Quando sono ospite, potranno confermare i colleghi, in altri canali, nelle fasi di pre-live, è difficile fermarmi dal raccontare le cose che ho scoperto quel giorno. Cioè, quando parto non mi fermo più. Perché è una cosa che proprio mi piace, mi coinvolge, mi diverte, mi appassiona. Cavolo se mi appassiona! Cioè mi prende un sacco parlare di fumetto e se mi capita di iniziare un discorso in pre-live, la live dove sono ospite parte in ritardo. Cioè mi odiano gli host per questa cosa, però di contro dimostra quanto mi piace parlare di fumetto. Divulgare la nona arte è proprio una cosa che mi rende felice. E il web è e rimane per me anche un'incredibile comfort zone. E qui arriviamo finalmente, direte voi, all'annuncio che volevo farvi. Annuncio che comincia, tra l'altro, proprio con lo spiegare un mio errore di calcolo clamoroso. Cioè, iniziamo con un'errata corrige. Che bello.
Facciamo però prima un piccolo passo indietro, per un momento, solo. Parliamo di uno dei temi caldi delle ultime settimane su YouTube Italia. È ormai la quotidianità che i content creator lamentino la gestione dell'algoritmo della piattaforma da ormai un anno abbondante a questa parte, no? I video lunghi vengono flaggati, la revisione dà spesso problemi, e non partono le notifiche, non partono i feed che si bloccano. L'intera direzione di YouTube praticamente sta spingendo i creatori di contenuti a smettere di creare contenuti lunghi. Ora puntano tutto sugli shorts e sui video brevi e puntano anche sulla verticalità degli argomenti dei canali e sulla continua e necessaria ricerca di rincorrere gli argomenti che quel giorno l'algoritmo decide che bisogna trattare. In barba poi in realtà a quella che può essere, no, la programmaticità, l'idea di avere una propria linea editoriale, chiamiamola così, un fil rouge, no, che collega tutti i contenuti del tuo canale. Non lo puoi avere se ogni giorno devi parlare di roba diversa perché devi intercettare, no, quel maledetto algoritmo. Quindi anche in barba a quello che una volta era la piattaforma, in barba a quel famoso broadcast yourself, in barba quindi anche ai contenuti per cui la piattaforma è nata. Molti creator quindi, come avrete notato, stanno progressivamente proprio cambiando le rubriche, propongono argomenti più virali, cambiano anche il timbro nella comunicazione, cambiano la direzione artistica dei canali che cambia poi di conseguenza proprio il fil rouge che dicevamo prima. E ragazzi, diciamoci la verità, i canali sul fumetto pensati in un certo modo sono destinati a morire così, perché andando avanti in questi termini non ne escono. Quindi, quello che sto per dirvi, quello che sto per annunciarvi, forse sarà un mio nuovo sbaglio. Magari lo aggiungiamo alla lista degli sbagli del 2024, però voglio comunque fare una cosa folle. Folle per l'attuale panorama social italiano, eh. Al netto dell'arenarsi del progetto con l'Espresso, anche a fronte della mole, no, di materiale inedito che ho raccolto tra interviste, documenti, tutto ciò che ho recuperato proprio come elementi per andare a creare un palinsesto di contenuti, che sicuramente, essendo anche retrospettivi, non possono intercettare l'algoritmo, ecco, quello che voglio fare è di mantenere viva, no, quella scintilla che ha animato molte frange di appassionati che durante il progetto con l'Espresso mi hanno contattato. Quello che ho fatto è stato quindi di ideare una vera e propria trasformazione dei contenuti podcast, ristrutturandoli sia sotto forma di contenuti per YouTube e Instagram, che di articoli pensati sempre per il web, però magari legati a una testata di valore che possa farli risaltare al meglio. Parlo sempre di interdipendenza nella comunicazione e parlo sempre di opere transmediali. Voglio rendere i miei contenuti divulgativi transmediali. Parlo praticamente di una serie di contenuti di approfondimenti che, dalla storia all'attualità, dagli autori alle opere, dalle correnti banalmente alle uscite, posso intercettare gli interessi sia dei fan, chiamiamoli storici, che hanno seguito tutti questi miei progetti negli ultimi anni, ma anche coinvolgere nuove frange di pubblico, nuove frange di potenziali lettori che ancora non si sono minimamente approcciate al mondo fumettistico. Persone magari inclini agli approfondimenti di stampo storico, agli approfondimenti culturali, quelli sociali, quelli artistici. Anche se magari non legati verticalmente al mondo del fumetto. Esistono queste persone? Boh, da provare a vedere, però perché non provare? Grazie per esempio anche al confronto che ho avuto sulla visione della questione insieme a Marco Dabbà, che è il direttore del Museo Internazionale di Fumetto. Sono, e direi anche siamo, abbastanza convinti che si possa creare un nuovo collettivo di appassionati che per ragioni sociali o culturali semplicemente non si sono appunto mai avvicinati al mondo del fumetto, ma che possono scoprirlo, interessarsene, anche innamorarsi del medium fumettistico. Perché però vi ho detto che c'è un errore di calcolo? Perché devo fare un'errata corrige? Perché questi contenuti dovevano vedere l'inizio della loro pubblicazione su YouTube e Instagram proprio all'inizio di questo mese, proprio inizio aprile, subito praticamente dopo Pasqua. Ma appunto, ho sbagliato. Avevo veramente completamente sottovalutato l'entità del lavoro del progetto, ragion per cui alla Togashi maniera mi serve più tempo per gestire alcune cose, cioè proprio non sa da fare adesso ad aprile. Guardate, basta davvero che un libro dall'Argentina ritardi di una settimana ad arrivarmi a casa e si crea una catena, un effetto domino di rallentamenti che non avete idea. Però veramente voglio comunque davvero avviare questi progetti entro la fine dell'anno, voglio darmi comunque una data che vi comunico, così anche, no, per un po' impormi, obbligarmi ad avviarlo, e ho scelto una data specifica per il lancio di questi contenuti, che riesca sia a darmi, no, un cosiddetto cuscinetto per gestire al meglio altri eventuali problemi in fase di creazione di contenuti, che per allinearsi
A questo punto, in maniera anche un po', se volete, poetica per certi versi, al decimo anniversario da che ho iniziato a pubblicare contenuti sul web. Voglio avviare tutti i nuovi progetti che avranno ognuno un proprio canale YouTube e un proprio profilo Instagram a settembre. Voglio nel mese di settembre, voglio nel decimo anniversario. Mancano dei mesi, però comunque meno di quanti uno può pensare, vuoi per l'estate, vuoi per il trasloco che devo fare. E vuoi per il cambio casa? Voglio aprire un canale interamente dedicato alla divulgazione sul fumetto tra opere, autori e analisi. Un canale analogo, però interamente dedicato alla divulgazione sul cinema. Un canale dove ricaricare gli extra, per esempio, come le interviste agli autori, che ho già fatto, le conferenze, che ho già fatto, i commenti a caldo dei film o dei fumetti in uscita. Molte cose. Non vi posso neanche parlare di tutte le cose al momento, perché molte sono legate a determinate realtà che hanno, no, richiesto determinate date per gli annunci, però molta roba parte a settembre, tanta roba parte a settembre. Quindi, dovendo o no rispondere alla domanda chi è Ronnie93 oggi, direi che sono un 31enne che vuole continuare a studiare sui banchi universitari, tornandoci ora per una terza volta, un adulto che vive lavorando attraverso e con il fumetto e che deve anche ora comprare casa e trasferirsi cambiando città perché ha cambiato letteralmente il settore lavorativo. Guardate, sono sinceramente super curioso di anche solo sapere cosa starò facendo da qua a 5 anni, se il progetto sarà fallito, se il mercato del fumetto imploderà, se dovrò reinventarmi di nuovo. Guardate, non vedo davvero l'ora di imbarcarmi in questa nuova avventura, anche insieme a chi vorrà farne parte, no? Di chi vorrà seguirmi, imbarcarsi insieme a me, vedere dove ci spingerà questo, no, desiderio di divulgazione in quei termini sul fumetto. Non vedo l'ora di vedere come andrà, anche andasse male chiaramente, perché non ho certezze di nulla. Però onestamente sono felice e credo che al momento conti solo questo.